Buonasera a tutti e riprendiamo oggi il discorso sul giovane Hegel. L'8 aprile, giovedì, normalmente ci incontriamo il martedì per Hegel, questa settimana abbiamo dovuto posticipare di 2 giorni. Il giovane Hegel, quindi il discorso sullo sviluppo del pensiero giovanile di Hegel. E, per il momento solo in italiano, poi tra poco dovrebbe venire Malin, allora introduciamo anche la lingua tedesca. L'altra volta eravamo arrivati a un punto importante. Vi ricordate quei due componimenti scolastici, in particolare il primo sulla differenza, sulle caratteristiche dei poeti antichi e dei poeti moderni, Hegel aveva applicato la categoria della naturalità, questo è molto importante, che aveva recepito tramite la lettura di quegli estratti, di quei saggi di Friedrich Nicolai e Moses Mendelssohn. Quindi aveva recepito questa categoria della naturalità come diciamo, il criterio, ecco, generale della conoscenza, e lo aveva applicato al campo delle scienze e delle arti, come diceva lui, diciamo, in generale, diciamo, della cultura, perché non si sentiva ancora abbastanza preparato per applicare al campo dell'illuminamento dell'uomo comune, che invece è il suo interesse fondamentale. Ora, l'ho applicato al campo della letteratura, diciamo, della poesia, ed è pervenuto a una verità importante, che all'epoca poi era abbastanza diffusa, quella della distinzione tra, o anzi della superiorità, diciamo così, della poesia degli antichi sulla poesia dei moderni, perché gli antichi erano in rapporto diretto con la natura, con l'essere, e quindi elaboravano la poesia, la loro poetica, non filtrata da altri poeti e da altri letterati. Dice invece i poeti moderni riflettono sulle regole dell'estetica, del componimento, tutte cose formali e perdono di vista quella che invece è l'ispirazione autentica dalla vita stessa. E quindi Hegel dice per questo motivo i poeti antichi sono più interessanti e avevano un successo maggiore, non erano per specialisti, diciamo, erano magari le rappresentazioni teatrali, le commedie e diciamo, le tragedie, eccetera, erano per un pubblico vasto perché non c'era questo aspetto erudito, ecco, di erudizione. Poi vedremo, questo è un tema che spesso ritornerà negli anni seguenti, questa critica del sapere inteso come erudizione, ma proprio un tema che è ricorrente in Hegel. Il sapere era qualcosa di autentico, cioè il sapere, l'arte, diciamo così, era come del resto la scienza, anche i primi filosofi non è che si basavano su, dovevano elaborare la propria filosofia partendo dalla realtà stessa. Quindi c'era questo rapporto diretto tra colui che scriveva un poema o no, diciamo, un'opera letteraria o filosofica e l'oggetto, la vita stessa. Questo rapporto diretto si perde nel corso dei secoli, perché subentra la storia della filosofia, la storia della letteratura, le regole, diciamo, i canoni, no? Che esistono. Ecco, penso che si possa fare lo stesso discorso anche per l'arte, no? Diciamo, un rapporto diretto. E quindi fa questa riflessione e applica in questo senso la categoria della novità alla cultura. E perviene a una visione filosofica della storia, vi ricordate? Hegel aveva uno dei primissimi pensieri nel 1795 nel diario, e non ho ancora una visione filosofica della storia, mi serve una visione filosofica della storia per capire la vita, la società. E quindi perviene una visione, una prima visione filosofica della storia, perché poi in seguito la modificherà, però la sua prima visione filosofica della storia è fondamentalmente una visione filosofica di decadenza. Cioè, diciamo, c'è un mondo, un periodo iniziale della storia che è superiore al mondo contemporaneo. Quindi una visione di, esistono ancora oggi pensatori che pensano così, quindi di decadenza. Poi vedremo dopo, no, dopo avrà una visione attraverso l'Aufhebung, dopo chiaramente avrà una visione diversa, no? Di storia come accrescimento, diciamo progresso, no? Ormai da un punto di vista morale, ma comunque progresso delle conoscenze. Cioè, questa prima visione filosofica della storia è invece di decadenza. Ora, perché è importante? Perché ora è che il pronto, siamo all'incirca 1788, quindi alla fine del periodo di studi,
liceali, e Hegel è pronto per passare dagli studi di carattere, diciamo, dalla scuola all'università, e soprattutto per passare all'applicazione di questa concezione naturale, diciamo così, di questa visione della storia, applicarla poi dal campo della letteratura al campo della morale, diciamo, dell'etica, dell'illuminamento dell'uomo comune. Questa è un po', diciamo così, la sintesi di quel che abbiamo detto. Ora vorrei, qui lo potete anche, vabbè, io lo faccio la condivisione dello schermo, però potete vederlo anche voi sul vostro computer. Quindi, se prendiamo ora la nostra piattaforma, la sezione su Hegel, ho pubblicato la cronologia dei manoscritti hegeliani tramandati che ci sono pervenuti risalenti a questi anni, dall'85 alla fine del periodo di studio universitario, al 94. Questo non è pubblicato, quindi non esiste in forma, diciamo, è una pubblicata su YouTube, su internet, poi ci sarà come appendice nel libro che sto preparando su Hegel, però non è attualmente pubblicato, quindi è una novità e è molto importante. Ora vi faccio notare una cosa. Si vede la tabella? Bene, è in italiano, ma va bene anche per il tedesco perché ci interessa per il momento soltanto la parte relativa alle date. Possiamo vedere qui che, insomma, nel 1785 ci sono tanti testi, no? Una parte li abbiamo letti, no? Le pagine del diario, gli estratti sono gli excerpt in tedesco, no? Il testo 1, 2 sono quelli del Gesamtwerk, no? Gesamtwerk, scritti giovanili, è il testo italiano, le pagine. Vedete per il 1785 quanti testi ci sono rimasti, che insomma se li è portati per tutta la vita con sé. Quindi, guarda, 15 anni quanto ha scritto. Andando avanti, faccio scorrere, perché l'abbiamo tutto già fatto, 86, quindi l'abbiamo appunto, vi ripeto, l'abbiamo già. Quindi abbiamo un po' di tutto, sia estratti, sia il diario, no? Il Tagebuch, diario. 87, quindi a 17 anni. 88, che sono quelli che abbiamo, gli ultimi che abbiamo letto. E qui, purtroppo, 88 già sono pochi, 89, una dedica, 90, una dedica. È rimasto 91, due dediche e 92, poi si riprende. E questi poi sono quegli scritti giovanili. Quando si parla di scritti giovanili, poi si riferisce a questi scritti sulla religione, quelli che appartengono all'ultimo periodo dello studio a Tübingen. Ora, però, considerando qua, questi sono i primi anni di studio universitario, non è che non li abbia messi io, non ci sono pervenuti testi di Hegel. Questa è la situazione della filologica. Poi si riprende e questi sono testi, come abbiamo detto, importanti, anche corposi e così via. Quindi questa è la situazione filologica dalla quale partiamo. Cioè noi da una parte siamo arrivati a un punto molto importante, che è l'applicazione della categoria della naturalità all'illuminamento dell'uomo comune, quindi è quello che Hegel voleva fare. Dall'altra parte non abbiamo manoscritti a sufficienza per poterlo fare secondo il metodo applicato finora, quindi quello di ritrovare uno sviluppo logico nei testi, quindi la filologia che segue la filosofia che segue la filologia. Qui abbiamo, diciamo, la filosofia, cioè abbiamo il nostro. Sappiamo che vogliamo capire da un punto di vista filosofico, perché sappiamo qual è il passo nuovo che Hegel voleva fare, però ci manca la filologia, ci manca la base. Quindi dobbiamo inventarci un altro modo. E questa è stata la ricerca che ho fatto per la mia tesi di dottorato anni fa, che poi è il libro che ho pubblicato, che vi ho fatto già vedere in tedesco, che in parte è tradotto qui, questo libro sull'influenza di Rousseau. Ma è proprio la ricostruzione di questi anni. Cioè ho dovuto escogitare un nuovo metodo, diverso da quello dialettico che avevo seguito finora, perché
Per applicare il metodo dialettico abbiamo bisogno, cioè se vogliamo vedere lo sviluppo dialettico degli avvenimenti, abbiamo bisogno di avere dei dati sugli avvenimenti, cioè che siano eventi storici o la dialettica, la filosofia hegeliana della storia, che è ovviamente scritta in modo dialettico, si basa su tutti i dati della storia, no? Dei lavori degli altri storici, perché Hegel non è stato uno storico, diciamo, è stato un filosofo della storia, quindi si è basato sulle opere di storia degli storici e poi le ha ricostruite in modo dialettico. È stato uno storico della filosofia Hegel, ma non diciamo della storia economica, politica, mondiale e così via. È stato un filosofo della storia. Quindi, diciamo, la ricostruzione dialettica di un oggetto si deve sempre basare sui dati, perché se non ci sono i dati non si può vedere la logica dello sviluppo. Perché abbiamo da una parte la cronologia, che deve essere un dato di fatto, e dall'altra la logica della cronologia, ma qui non abbiamo la cronologia. Questo è, quindi volevo partire da questo fatto oggettivo e cercare ora di leggere qualcosa che ho scritto per sbrogliare questa matassa. Benissimo, ma ci siamo quasi tutti. Domenico sta venendo, Antonio lo salutiamo. Buonasera, Antonio. E Malin, bist du da? Ja, bin ich. Okay, ich habe nur etwas ein bisschen so zusammengefasst, was wir bis jetzt gesagt haben. Das Wichtigste ist diese Anwendung der Kategorie der Natürlichkeit auf die Aufklärung des gemeinen Mannes. Und dann habe ich gezeigt in dieser Chronologie, dass uns in diesen Jahren fehlen, für diesen Jahre, die ersten dreieinhalb Jahre, das Hegel als Hegel die Universität besucht hat, fehlen uns die Texte. Also müssen wir irgendwie anders das rekonstruieren, wenn wir wollen eine Kontinuität in Hegels Entwicklung rekonstruieren. Genau. Okay? Aber wir lesen jetzt einen Text. Allora, se siete d'accordo, io procederei a leggere questo testo che ho scritto, in cui c'è questa ricostruzione come ho fatto, e poi chiaramente possiamo discuterne se ci sono domande e così via. E chiaramente lo dico subito: questo è molto importante per la ricerca hegeliana, perché se qualcuno di voi volesse dedicarsi alla ricerca hegeliana proprio nel senso specifico, qua ci sono una serie di domande e questioni ancora irrisolte da affrontare, quindi ci sono una serie di cose per cui c'è tanto materiale sul quale scrivere e anche realizzare dei saggi, per esempio, originali, cioè saggi su qualcosa, su qualche aspetto che finora non sono stati ancora affrontati. È ovvio che su Hegel è stato scritto tanto, quindi diciamo, però a parte le grandi interpretazioni che possono sempre ovviamente gettare nuova luce, però esistono anche proprio aspetti storici specifici sui quali è importante scrivere, si dà un contributo alla ricerca hegeliana da un punto di vista storico. Il lavoro che ho fatto io dà un contributo di carattere storico, poi uno può essere hegeliano, può essere non hegeliano, cioè, però è un fatto che diciamo si dà, appartiene alla storia della filosofia. Also, ich habe gesagt, das ist wichtig, was ich jetzt mache, weil das kann Anlass sein oder eine Idee geben, eine Forschung über den jungen Hegel zu machen, weil da gibt es viel, was noch nicht erforscht ist. In dieser Zeit, in dieser ersten Zeit der Universität. Ok, Mario? Gut, dann lesen wir den Text. Allora, vediamo un po' questo testo. Un attimo solo. No, non è questo qui. Un attimo solo, che devo prendere prima il testo. Eccolo qua. Allora, la traduzione tedesca è una traduzione automatica. So, Malin, die deutsche Übersetzung ist eine automatische Übersetzung. Ich weiß es nicht, inwieweit. Ne? Ja, sicher, sonst noch Fehler sind, das ist nicht schlimm. Ja, wenn es was etwas merkwürdig ist, das sagst du mir. Ne? Ja, aber mache ich später. Ich schreibe mir das auf. Ja, aber wenn das können wir gleich dann. Wenn es Ne? nicht stört. Okay, gut. Allora, leggiamo un po' la parte italiana, così ricostruiamo. Allora, Rosanna, leggi un po' tu e un po' Malin, vi alternate. Ok, allora, se può esserci qualche svista, vabbè, che l'ho scritto tra oggi e l'altro giorno, ho cercato un po' di sintetizzare molto in generale quello che ho scritto in questo libro, in sostanza. Allora, vai, Rosanna, leggi un po' da lì.
Allora, sviluppo dialettico del pensiero di Hegel, primo periodo, seconda fase, terzo stadio. Gli anni oscuri e l'applicazione della categoria della naturalità all'illuminamento dell'uomo comune. Bene, allora io non spiego perché tanto gli anni oscuri, eccetera, la spiegazione verrà nel corso del... Vai, vai. Il concetto principale del nuovo stadio. Il terzo stadio di questa seconda fase, lo sviluppo del pensiero del giovane Hegel, è contraddistinto dall'applicazione della categoria della naturalità al campo specifico dell'illuminamento dell'uomo comune. Hegel, infatti, aveva dovuto procedere per una via secondaria, quella dell'applicazione della categoria della naturalità al campo delle scienze e delle arti, perché si sentiva ancora troppo giovane e soprattutto poco esperto nel settore dei rapporti umani per poter procedere direttamente all'individuazione delle modalità dell'illuminamento dell'uomo comune. Dopo aver compiuto però tale opera di applicazione della categoria della naturalità al campo delle scienze e delle arti tramite la riflessione storica sulla differenza tra la poesia degli antichi e dei moderni, il giovane studioso si sente ora, alla fine del percorso di studi ginnasiali e liceali e all'inizio della sua carriera universitaria, quindi tra il 1788 e il 1789, se non esperto del settore dei rapporti umani, almeno però in grado di considerare da un punto di vista filosofico la storia. Questo era uno dei principi fondamentali. Dei principi fondamentali. E dei no, dei primi. Vabbè, ecco qua. Vai. Questo era uno dei principi fondamentali sin dall'inizio delle sue riflessioni, quando, intorno al 1785, aveva individuato come presupposto quasi gnoseologico per poter poi condurre un discorso di tipo morale, etico e pedagogico, proprio tale modo di considerare la storia. L'applicazione delle categorie della naturalità al campo della poesia lo ha messo ora nelle condizioni di capire la superiorità, almeno in alcuni aspetti fondamentali, della vita della civiltà antica greca rispetto alla civiltà cristiana e monoteista a lui contemporanea. Mentre infatti i poeti antichi elaboravano le proprie creazioni a diretto contatto con la natura, quindi in modo spontaneo e naturale, i poeti moderni invece riflettono in astratto sulle regole estetiche e letterarie, creano quindi a partire dalle altre creazioni e non a partire dalla natura stessa. Per tale ragione, essi hanno perso il contatto diretto con l'essere, potremmo dire, da un punto di vista metafisico. Compare qui per la prima volta il tema della scissione dell'uomo moderno che poi acquisterà un valore sempre più importante nel corso delle ulteriori riflessioni di Hegel, la cui filosofia, almeno dagli anni di Jena in poi, quindi circa 10 anni dopo rispetto al periodo che stiamo affrontando ora, prenderà su di sé proprio il compito di individuare una possibile via di riconciliazione dell'uomo con la natura e la vita. Esatto, allora qua abbiamo in sostanza, ecco che ho detto prima, per introdurre, questo tema della scissione è importante perché praticamente il tema della Entzweiung, oder der Spaltung, qui in tedesco, praticamente che il monoteismo, diciamo in generale, in particolare ovviamente si riferisce al cristianesimo, al monoteismo, introduce nella storia questa scissione tra l'al di qua e l'al di là, tra l'uomo tra la natura è una altra forma di vita, un'altra, diciamo così, dimensione di vita. E questo che Hegel poi recupererà, cioè ora è molto critico lui nei confronti, ma del resto erano anche critici Schelling, diciamo era un po' l'ambiente, diciamo che era critico verso questa scissione. Poi Hegel recupererà dopo, vedremo, perché proprio il suo confronto con il cristianesimo sarà proprio indirizzato a recuperare, cioè perché poi passerà da una visione della storia come decadenza, cioè il monoteismo è uno stato inferiore rispetto al politeismo, per intenderci, poi invece Hegel recupererà, capirà che invece il monoteismo, per quanto abbia introdotto una scissione, però nondimeno è stata una scissione necessaria al progresso dello spirito umano. Ricordiamoci che, e questo è un fatto molto importante, che l'elemento del negativo, il secondo della dialettica, no? E che lo dice sempre, è il motore di tutto, cioè se non ci fosse la negazione non ci sarebbe la vita. Quindi la negazione, anche se noi per negazione intendiamo qualcosa appunto di negativo, no? Invece il negativo è positivo. L'essenza della dialettica è questa, che il secondo momento, il momento della negazione, può sembrare negativo, ma in realtà contiene in sé il germe del superamento, e il superamento è la nuova fase.
Quindi c'è progresso solo perché c'è il negativo, grazie al negativo. Questo sarà Hegel dopo, ma non è ancora questo. È per questo che è importante ricostruire lo sviluppo del pensiero, perché vedremo come lui perverrà a questa visione dialettica e la visione dialettica gli consentirà di superare questa sua originaria concezione della storia come decadenza. D'accordo? Quindi è interessante, nel senso che non è stato sempre così, non è sempre stato un pensatore, diciamo dialettico nel senso come, ma ha iniziato, e qui già ha una ventina di anni, quindi non è, diciamo, comincia già a fare filosofia, fare teologia e filosofia. Somali das habe ich jetzt nur was ergänzt hier, und dieses Thema der Entzweiung, vedo Domenico, buonasera Domenico, questo tema der Entzweiung oder der Spaltung ist ganz wichtig. Erinnerst du dich diese Manuskript, was du damals gelesen hast, darüber referiert hast, über die Fortsetzung des Systems der Sittlichkeit, wo ist diese Vision der drei Stadien, drei Stufen der Religion, das hat Hegel noch nicht. Hegel betrachtet noch jetzt der Monotheismus als eine etwas Negatives. Das praktisch diese Spaltung. Während später wir verstehen, dass der Monotheismus vor allem das Christentum wichtig gewesen ist, weil es hat ermöglicht, diesen Fortschritt der Menschheit. Quindi è molto interessante questa tematica, ci stiamo pian piano avvicinando al cuore poi della filosofia, della problematica filosofica di Hegel. Allora, riprendiamo il testo. Esatto. Vai, continua, vuoi leggere un po' tu, Domenico? Facciamo riposare un po'. Da dove siete arrivati? Non... Ah, Situazione filologica dei testi. benissimo, benissimo. Allora, nel periodo del passaggio tra la Gymnasium illustre di Stoccarda e lo Stift evangelico di Tubingen, appunto il periodo che stiamo approfondendo ora, Hegel compie questo passaggio dall'applicazione della categoria della naturalità dal campo delle scienze, delle arti, al campo dell'etica, della morale e della pedagogia. Il grande filosofo, cui il nostro in tale processo chiaramente si riferisce e dal quale sicuramente riceve l'influenza principale, è Jean-Jacques Rousseau. Purtroppo abbiamo pochissimi elementi diretti per ricostruire questa influenza, perché proprio gli scritti di questi anni, quindi tra il 1789 e il 1792, sono andati totalmente perduti. Oppure, come suggeriscono due studiosi tedeschi, volontariamente distrutti. Sembra infatti che la vedova di Hegel e suo figlio Karl abbiano compiuto una cernita all'interno dei manoscritti lasciati dal filosofo a causa della sua morte improvvisa, distruggendo quegli scritti che rischiavano di fornire un'immagine atea, antireligiosa e politicamente rivoluzionaria del filosofo. Insomma, fu fatto di tutto anche dopo la sua morte per conservare di Hegel un'immagine fedele dalla monarchia prussiana Dillo, sbagliato. e della Chiesa protestante. Questo, Un attimo solo che ho. come va, Marco? Vai, eccomi qua. Questo è l'Hegel che ci hanno voluto tramandare, ma non è l'unico Hegel e, come stiamo cercando di mostrare in questo percorso di studio genetico e dialettico della sua filosofia, neanche il vero Hegel. L'Hegel che abbiamo ricevuto è un compromesso tra l'Hegel vero, autentico, quello che può solo risultare da un'indagine genetico-dialettica, e l'Hegel che era tollerabile, per così dire, digeribile per la società del tempo. Se non si capisce questo, non si sarà mai in grado di pervenire a una comprensione oggettiva del suo pensiero, che gli renda merito e ristabilisca il vero pensiero hegeliano dopo 200 anni di bugie, errori e falsità. Questo è importante perché praticamente Hegel è stato all'epoca un punto di riferimento fondamentale per la filosofia, cioè era il centro di tutto, era il filosofo dello Stato prussiano, ma era il filosofo della Germania, il filosofo dello Stato in quel momento più avanzato da un punto di vista culturale. Da una parte gli hanno dato questo onore. Dall'altra gliel'hanno fatto pagare. Ha detto, se vuoi avere qui, però devi. Quindi l'Hegel che abbiamo ricevuto, perché poi l'Hegel che abbiamo ricevuto è l'Hegel delle ultime opere,
dell'Enciclopedia del 1830, del primo volume della Logica che è stato ripubblicato, che è stato pubblicato nel 1831, perché lo stava rivedendo tutto, e della Filosofia del diritto del 1821. Sono precisamente le opere che criticano i critici di Hegel, cioè che coloro che prendono distanze di Hegel, un filosofo conservatore, il filosofo dello Stato prussiano, reazionario, colui che ha aiutato, diciamo, colui che ha sostenuto l'opera della Restaurazione, i critici di Hegel si riferiscono precisamente a queste opere. Ora, quindi, ci sono stati però tanti studiosi e tanti interpreti di Hegel che hanno messo in luce questo fatto, che quest'Hegel che ci è stato tramandato è una sorta di compromesso, è stato, tra la sua filosofia autentica, vera, che invece supportava, come vedremo, la rivoluzione francese, pensiamo alla fenomenologia dello spirito, che annunciava un mondo nuovo, eppure un'opera matura, non è certo un'opera giovane. È un compromesso, quindi, tra quel che all'epoca era tollerabile, era, diciamo così, accettabile. Ora però, chiaramente, se noi vogliamo oggi, perché Hegel? Ecco. Non è perché Hegel per una simpatia particolare, perché questo è il sistema che, se vogliamo avere un sistema metafisico di riferimento oggi, e dato che, come abbiamo visto ieri con Bergson, con Rosanna, dato che oggi la nostra conoscenza del mondo è una conoscenza basata sull'evoluzione, non si ha più una conoscenza, diciamo, basata sul dualismo, no? Tra un al di qua e un al di là, è una conoscenza basata su un mondo unico, che si sviluppa nel tempo. Questa è la conoscenza scientifica che abbiamo oggi, che è la base del nostro sapere. Quindi non possiamo avere un sistema metafisico, cioè, quindi diciamo, il sistema metafisico che ci può aiutare a comprendere da un punto di vista filosofico diciamo, le nostre conoscenze attuali scientifiche, può essere solo quello dialettico hegeliano. O una filosofia di Bergson, come se, che comunque anche sempre è evolutiva, cioè abbiamo bisogno in sostanza di una filosofia che sia una filosofia basata, che spieghi l'evoluzione, spieghi il divenire. Ecco perché è importante Hegel, perché Hegel è diciamo, la filosofia di Hegel è il sistema filosofico più importante che spieghi a spiegazione dell'evoluzione. Non è qui, poi c'è chiaramente anche la filosofia di Marx e Engels, che sempre però è dialettica. Allora, per questo motivo è importante ora, oggi, capire bene Hegel, quel che veramente volesse dire, perché potrebbe essere veramente il sistema nostro dei prossimi secoli, cioè come è stato Aristotele per tanti secoli, no? Potrebbe essere quello il sistema. E allora va fatta questa operazione, diciamo così. Di comprensione. Malibis tu da, danel credi e kurz was ich jetzt gesagt habe. Melde dich bei du, wenn du da bist und lass dich zeigen, dann sass sie zusammen. Andiamo un po' avanti, che oggi Mari non sta tanto bene, quindi forse. Allora, quindi, questi anni oscuri abbiamo detto, no? Gli anni oscuri. Ora, vediamo perché sono stati anni oscuri. Vai. Chi vuole leggere un po'? Non so se Rosanna vuoi riprendere un po' tu. Domenico, continua tu, forse così. Ti ho Vabbè, vabbè. Questi un attimo, vai. 3 anni, quasi 4 anni di sviluppo del pensiero di Hegel, sono stati indicati dalla critica come gli anni oscuri, Ripalda De Angelis, eppure a ben riflettere devono essere stati gli anni più ricchi di travaglio intellettuale, considerato che il giovane entrando nello Stift di Tubinga venne a contatto con alcuni degli spiriti più elevati del tempo, come per esempio Schelling e Hölderlin. Inoltre, proprio nel 1789 era scoppiata la Rivoluzione francese. Diversi studenti francesi delle cittadine confinanti con lo Stato del Württemberg, in particolare Colmar e Montbéliard, studiavano presso la stessa istituzione universitaria frequentata da Hegel, per cui egli aveva un diretto contatto con tali avvenimenti. Si tramanda inoltre che Hegel fu proprio amico di questi studenti francesi che risultano essere tra i suoi migliori amici dell'epoca. Sicuramente essi
facevano parte di quel gruppo di studenti, insieme anche a Schelling e Hölderlin, che erano accesi sostenitori della rivoluzione. È tramandato che questi giovani appunto avessero festeggiato la rivoluzione francese ballando intorno a un albero e così via, insomma, che quindi abbiamo queste varie testimonianze che Hegel apparteneva a questo gruppo di studenti che non erano, erano diciamo così, un po', come vogliamo dire, l'ala rivoluzionaria degli studenti di questo collegio. Immaginiamo un collegio protestante, quindi un collegio dove naturalmente la rivoluzione francese veniva vista da un punto di vista ufficiale con molto scetticismo, perché era la rivoluzione francese, aveva addirittura anche poi pensato un nuovo calendario, una nuova organizzazione dei giorni, dei mesi, contro quella no cristiana che noi diciamo utilizziamo, e intendeva ribaltare l'ordine costituito non solo da un punto di vista filosofico, ma anche, cioè anche da un punto di, e politico, anche da un punto di vista proprio religioso. E quindi veniva vista naturalmente non in modo positivo all'interno del collegio protestante di Tubino. E invece che faceva parte di questo gruppo, Schelling era ancora più acceso, Schelling proprio ateo, diciamo così. C'erano anche i ripetenten, che erano gli studenti più anziani, come se fossero gli assistenti, diciamo, no? Che per esempio Dietz, poi parleremo in modo, perché arriveremo anche a parlare di questi, che era proprio contro, diciamo, la teologia. Ecco. Quindi nel collegio protestante non erano tutti studenti che seguivano la teologia ufficiale. C'era una parte che era, come sempre, tra i giovani, che era l'avanguardia, quella che guardava al mondo nuovo e con simpatia quindi a questi eventi rivoluzionari, e che faceva parte di questo gruppo. Questo è importante e lo sappiamo attraverso tante testimonianze che comunque ci sono state. Poi c'è il carteggio con Schelling, di qualche anno dopo, quando Hegel lascia lo Stift, se non sbaglio, un paio di lettere sono anche di questo periodo, nei periodi di quando Hegel tornava a casa, nei periodi di vacanza. Comunque, insomma, c'è un carteggio con Schelling, sempre di quello, in cui parlano di queste cose. Poi approfondiremo questo. Ora andiamo avanti, vediamo perché si parla appunto di anni oscuri. Vai, Domenico. Per questa serie di ragioni sembra veramente impossibile da credere che il giovane studente, abituato a una vita tanto rigorosa, fatta sia di letture e relativi estratti sia di componimenti propri, nei quali riportava gli sviluppi del proprio pensiero, proprio in questi anni così ricchi di fermento politico, filosofico e spirituale, non abbia scritto nulla. Questa ipotesi è quindi assolutamente da scartare, anche perché poi dopo, dalla fine del 1792 in poi, abbiamo di nuovo una serie di componimenti di Hegel sul tema della religione, per cui manca chiaramente un anello tra gli scritti del periodo di Stoccarda relativi alla prima fase dello sviluppo del suo pensiero e la sua terza fase, e la terza fase che si avvierà verso la fine del 1792. In essa il giovane pensatore pian piano darà vita a quegli studi di carattere religioso che costituiranno poi la dimensione del proprio pensiero fino almeno alla fine del secolo. Quindi manca quest'anello, questo è il punto fondamentale. Però allora gli studiosi si chiedono come è possibile che un ragazzo, un giovane, che aveva questo modo di procedere, l'abbiamo visto, no? Quindi lui leggeva e scriveva, componeva degli propri scritti. Il diario, va bene, è normale che il diario a una certa età non l'abbia più scritto, tutti noi abbiamo fatto così, diciamo, così. Però il resto lui continuava a scrivere, ma abbiamo centinaia di pagine, quindi abbiamo due volumi di Gesamt Welterwerk almeno su questi scritti del periodo precedente, diciamo, cioè sono centinaia di pagine. Com'è possibile che proprio in quegli anni, gli anni dell'università, gli anni della Rivoluzione francese, gli anni che in cui deve aver avuto per forza un impulso, una motivazione a leggere, a ragionare, come è possibile che non sia rimasto nulla? È contro qualsiasi logica, non è che sia accaduto qualcosa nella vita, non so, giù particolare, però no, non è accaduto nulla, anzi, è accaduto proprio il contrario, un stimolo alle lezioni universitarie, per esempio. Quindi tutti noi quando siamo passati, se abbiamo fatto l'università, quando siamo passati dalla scuola, un sapere generale all'università, abbiamo iniziato proprio a occuparci di ciò che ci interessava, di cui abbiamo avuto il massimo degli stimoli.
Non c'è una logica in questo buco della tradizione, di quel che c'è, dell'ascita intellettuale. Non c'è. Quindi sono questi i testi che potrebbero essere stati distrutti dalla famiglia. Esatto, e qui infatti, esatto. E quindi cioè, si apre una ricerca, cioè non è che possiamo dire, perché sono tre anni e mezzo, non è tre mesi, tre anni e mezzo. Abbiamo visto in tre, cioè vi ho fatto vedere precedentemente in tre anni, a livello di ginnasio, quindi meno sviluppato di ora, cosa Hegel ha pensato in quei tre anni, per esempio pensiamo dal 1785 al 1788. Ha fatto grandi sviluppi, grandi progressi intellettuali. Deve avere fatti pure in questi tre anni. Non esiste nessun motivo per ritenere che, diciamo, non ci sia stato un blocco e non abbia scritto nulla. Se non avessimo nulla dopo, dice, a un certo punto ha finito di scrivere, si è concentrato su altre cose. Ma dopo riprende, dal 1792, dalla seconda metà, cioè, riprende la sua produzione. Cioè, allora, non si capisce perché questa interruzione. Andiamo avanti, continuiamo. Cioè, Rosanna, ci sei? Sì. Bene, dato il cambio un po' a qualche, dato che l'ho scritto, cioè questa è una sintesi di un capitolo, di mezzo libro in sostanza, quindi c'è qualche piccola imperfezione che sto migliorando ora, eh. Per questo ci sta qui qualche piccola, qualche virgola, ma anche eccetera, perché ho sintetizzato, altrimenti sarebbe stato troppo lungo. Però un fatto per la ricerca hegeliana, questo è importantissimo, eh. E ora vedremo andando avanti com'è importante. Vai Rosanna. È lecito pertanto porsi la domanda che su cosa possa essere accaduto in questi tre anni e mezzo di tanto grave da impedirgli addirittura la redazione di un solo scritto. Non risulta che sia accaduto qualcosa, al contrario, risulta che egli ebbe una mole enorme di suggestioni e di influssi. Si deve pertanto essere purtroppo dolorosamente d'accordo con gli studiosi tedeschi che parte dell'ascite hegeliano venne volontariamente distrutto dai suoi familiari dopo la morte del filosofo. Sicuramente fa parte di questo gruppo, i manoscritti volontariamente distrutti, l'intera produzione hegeliana degli anni 1789-90-91, nonché la prima metà del 1792, appunto gli anni oscuri. Ecco, per questo sono gli anni oscuri. Quindi questi anni sono oscuri per noi, ma non per lui. Cioè l'oscurità è un'oscurità voluta. Cioè, buchi hanno... neri. Come? I famosi buchi neri. Hanno voluto creare, perché evidentemente lì lui, seguendo del resto Schelling, idealizzava il mondo greco, bisognava tornare a questa unità, a questa con la natura, contro il monoteismo, contro il cristianesimo, contro la religione, contro lo stesso. Ascolta Marco, i suoi amici, Schelling, Hölderlin, hanno scritto qualcosa certo, in questo periodo certo, che potrebbe essere stato condiviso certo, da Hegel? Certo, sì. Cioè, si scritto... può ipotizzare, sì, visto che questi tre ragazzi erano sempre insieme, che hanno studiato insieme, che condividevano gli ideali della rivoluzione, che ballavano intorno a Stalbero del Cortile, potrebbero avere tutti e tre scritto qualcosa di simile, di... Sì. Condiviso, cioè se noi leggiamo Hölderlin e l'altro di questo periodo, potremmo riconoscervi in questi scritti anche il pensiero del giovane Hegel? Sicuramente, c'è questo motto en kai pan, l'uno è il tutto, no? Che si dice fosse il loro motto, quindi una visione, ora ci arriveremo leggendo, andando avanti, no? Una visione monistica, della realtà, e che quindi era chiaramente in contrasto con la visione dualistica del protestantesimo, della religione. Quindi sicuramente leggendo Schelling, leggendo Hölderlin, che hanno scritto cose bellissime, soprattutto abbiamo la dimensione di quello che era il pensiero di Hegel anche dell'epoca. Però io sono riuscito anche in qualche modo, ho fatto una ricerca che sono riuscito a determinare, seguendo altri indizi, un altro modo,
perché dall'interno, cioè noi dobbiamo cercare di capire quel che può essere, perché noi ci è rimasta questa domanda, no? Come è applicato Hegel la categoria della naturalità all'illuminamento dell'uomo comune? Questo è il punto. Noi abbiamo un appiglio, non è che non abbiamo nulla. Lui ha fatto questo. Come l'ha fatto? Poi abbiamo altri indizi che ora vedremo, mettendoli insieme. Io penso di aver ricostruito quale sia stato il pensiero di Hegel all'epoca dall'interno, mentre quel che tu dici, che è anche giusto, è dall'esterno, cioè parallelismi con Schelling, è anche giusto, è anche una cosa, è un altro tipo di ricerca che io non ho fatto, si potrebbe però fare, cioè diciamo così, come ci sono anche degli studi su Hegel, diciamo. Però io ho fatto proprio dall'interno, cioè la mia impostazione è questa di uno sviluppo immanente, cioè ricostruire il mondo di Hegel dall'interno, cioè dobbiamo sforzarci di identificarci con lui e capire quel che lui può aver pensato in quegli anni, anche se non abbiamo delle prove, ma ci dobbiamo riuscire, cioè non è impossibile. Cioè tu praticamente hai fatto il lavoro che fanno i restauratori dei dipinti. Ma perfetto, possiamo dire, ma infatti, il restauratore del dipinto praticamente si deve sostituire all'artista, diventare lui e dipingere come lui avrebbe fatto, e così completi il puzzle, i pezzi mancanti delle... Esatto. Questo è stato il mio approccio. Per questo il periodo precedente vi ho fatto vedere come l'ho ricostruito bene, no? Perché ci serve per capire... Ma perché dobbiamo capire questi 3 anni e mezzo? Dieter Henrich, che è stato un grande studioso e ancora vivo, cioè 94-95 anni ora, e abbiamo anche un suo video, ha pubblicato un video in tedesco per il 250esimo anniversario, no? Che abbiamo avuto. Quindi un grande studioso di Hegel, Dieter Henrich, è stato anche presidente, credo, della, se non ricordo male, dell'associazione hegeliana, della Hegel Verein, insomma una persona, voglio dire, che nel campo degli studi hegeliani è considerato un'istituzione. Ha scritto, poi magari la prossima volta leggiamo, non l'ho preparato, il suo proprio, la sua citazione, che Hegel in questi anni è diventato filosofo. Cioè, praticamente dice, questi anni perché sono importanti? Perché proprio in questi anni Hegel è diventato filosofo. Ora non lo so, forse è un po' forte, però voglio dire, i critici dicono che questi anni non sono così, no, da prendere sotto gamba. Sono anni stati, altrimenti non avrebbero distrutto, cioè quei materiali, se non fossero stati importanti, ce li avrebbero lasciati, capito? Questo è il punto fondamentale. Perché non hanno distrutto il diario? Perché non hanno distrutto? Perché Hegel per tutta la vita ha portato con sé questi scritti. Questo è poco ma è sicuro. Perché sono andati? Perché non li hanno neanche dati a Rosenkrantz? Perché Rosenkrantz, quando Rosenkrantz ha scritto la prima vita di Hegel, no? Che ci ha tramandato quel famoso scritto La continuazione del sistema dell'eticità, che ha letto e commentato Marin, che è anche molto critico nei confronti, diciamo, della religione, però là già abbiamo una visione del progresso, una visione che va al di là della decadenza, no? Che quindi il cristianesimo comunque ha costituito un progresso dello spirito umano, anche se un momento di scissione il monoteismo, però un progresso. Quindi hanno anche questo testo qui della continuazione, noi lo abbiamo, è stato distrutto, lo abbiamo perché lo ha conservato Rosenkrantz. Se Rosenkrantz non avesse riportato questa parte importante di questo manoscritto, probabilmente quasi tutto, noi non l'avremmo perso. Anche quel manoscritto che io considero il manoscritto base per l'interpretazione di Hegel, quello in cui Hegel dice chiaramente che dalla scissione del cristianesimo in protestantesimo e cattolicesimo nascerà una nuova religione, ma che questa nuova religione potrà essere solo la filosofia. Quel frammento fondamentale per me è quella la... È il senso della filosofia di Hegel, la sostituzione del cristianesimo nel senso del monoteismo, cioè creare una religione filosofica per tutta l'umanità, non quindi come fede, magari sarà una fede di milioni e milioni, centinaia di milioni di persone, ma mai di tutta l'umanità. Invece Hegel intendeva la filosofia come una religione razionale, ma ci arriveremo a tutto questo, per tutta l'umanità. Ma quel frammento stesso è stato distrutto, non c'è pervenuto. Allora
c'è quasi un disegno che io definirei criminale. Cioè, mentre oggi noi, quando abbiamo un lascito di un pensatore, da un punto di vista scientifico, nessuno si permette di operare una scelta, perché la scelta è sempre soggettiva. Tu non puoi permetterti di dire io questo lo passo ai posteri e questo no, perché quel che tu non passi ai posteri, per i posteri invece potrebbe essere importantissimo. Quindi l'atteggiamento oggi scientifico, nel caso di un lascito, non è mai di operare una cernita, ma sempre di lasciare tutto e poi dopo i posteri decideranno cosa. Invece all'epoca, devo dirlo, era stata la famiglia purtroppo, all'epoca neanche a Rosencrantz gli hanno dato queste cose, perché se gli avessero dati questi scritti, Rosencrantz ne avrebbe parlato, ne avrebbe scritto su questi scritti, li avrebbe riportati. Quindi purtroppo ci hanno lasciato, è stato un disegno criminale, io lo interpreto così, seguendo questi studiosi tedeschi, Ferdinand, non mi ricordo il cognome, Willy Becker, se non so, Ferdinand Becker, poi comunque c'è la bibliografia, poi la prossima volta vi darò queste indicazioni, c'è nel mio libro ovviamente, il saggio che è in tedesco, non c'è in italiano, c'è un saggio in tedesco, io seguo la loro interpretazione, cioè c'è stato un disegno criminale perché dalla ricostruzione dialettica che stiamo facendo emerge un disegno criminale, questo emerge la volontà di dare, di trasmettere ai posteri della produzione non pubblicata di Hegel, solo quella parte che era comunque riguardava la religione, che era innocua, diciamo così, ecco, che rispetto a quell'immagine che avevano altri stabilito dovesse essere l'immagine del filosofo dello Stato prussiano. No? Doveva darli a un editore o a un notaio da pubblicare dopo la morte. Ma capito, questo è il dramma, che è morto in 4 giorni Hegel. È morto in 4 giorni, dal momento in cui si è sentito male al momento in cui è morto. Non ha avuto il tempo di... Quindi sarà stato malissimo in quei giorni. È stata una morte improvvisa. Per questo dico che tutte le interpretazioni che abbiamo avuto fino ad oggi, la maggior parte, quelle che vedono Hegel, il filosofo dello Stato prussiano, non sono vere, perché non è stato lo filosofo dello Stato prussiano. È stato un compromesso che hanno dovuto fare a un certo punto, che si è dovuto creare una cosa che, dopo la sua morte, capito? Hanno continuato a... Così, dico io, un vilipendio è stato una violenza, ecco, è stata, io bisogna per così dire vendicare Hegel rispetto a questa violenza. Va bene, insomma, vedete come sta emergendo l'importanza di questi. Malin, io non sto traducendo in tedesco perché non ti sento, non so se tu ci sei. Malin, vai. Sto parlando italiano. Tu hai visto. Va bene, gli chiedo a Fanosa Smali. È arrivato Stefano. Sì, ho visto. Ciao Stefano. Penso che non si senta bene male oggi. Comunque andiamo ancora avanti un po'. Del resto il testo tedesco ce l'abbiamo. Quindi Malin lo può seguire. Andiamo avanti. Stiamo solo spiegando quel che stiamo leggendo, quindi non è che stiamo, diciamo, aggiungendo qualcosa di particolare. Vai, Rosanna. Il metodo... Il metodo specifico applicato alla comprensione degli anni oscuri, l'analisi stratificata. Ecco, questo è il metodo che io mi sono un po', diciamo, dovuto arrangiarmi, per così dire, diciamo, dovuto elaborare un metodo che, sì, è come tu dici, un po' simile a quello dei restauratori. Ho fatto altri esempi, ma si può anche fare l'esempio del restauro. Vai. Un attimo. Com'è possibile, sulla base di questa situazione filologica tragica, non di meno comprendere quel passo in avanti, quale passo in avanti abbia compiuto questo giovane studioso che, come abbiamo visto finora, quasi ogni mese della propria vita riusciva a compiere un passo in avanti? Ecco, questa è la cosa fondamentale da porsi, no? Come possiamo fare? Beh. Per venire a questo scopo, quando intorno al 1990 iniziai a lavorare a tale periodo dello sviluppo del pensiero di Hegel, decisi di applicare un metodo che definì allora analisi stratificata. Si tratta del metodo che viene usato, per esempio, dalla geologia, oppure anche dall'archeologia, quando abbiamo nel corso della storia un sovrapporsi di prove testimoniali dell'esistenza di una civiltà o di un'epoca geologica precedenti. Andando ad analizzare i vari strati, possiamo scoprire sotto uno strato superficiale degli strati più profondi, che dalla visione esterna non sono più verificabili. Non sono più esperibili.
poiché coperti dallo strato superficiale, e quindi per comprenderli e analizzarli dobbiamo appunto scavare al di sotto dello strato superficiale, pervenendo agli strati precedenti. Possiamo applicare questa analisi stratificata alla storia della filosofia e in particolare alla storia del pensiero hegeliano, perché, per nostra fortuna, abbiamo un'abbondanza di testi precedenti, sia precedenti al 1789 sia seguenti il 1792. Possiamo pertanto ricostruire in modo preciso sia il pensiero precedente sia quello seguente agli anni oscuri. In questo modo possiamo dedurre da questa conoscenza precisa che precede e da quella che segue. Hai una domanda? Sì, in che modo possiamo? Sì, sì, scusate. In che modo possiamo dedurre da questa conoscenza precisa che precede e da quella che segue gli anni oscuri il contenuto di tali anni? Esso consisterà in quel contenuto di pensiero che è implicito negli anni successivi al 1792, ma non è contenuto in modo esplicito negli anni che arrivano fino al 1789. Negli scritti che arrivano. Negli scritti che arrivano fino al 1789. Si tratta quindi di fare un'operazione matematica, cioè sottrarre dal contenuto di pensiero che abbiamo negli scritti immediatamente successivi al 1792 sia quel che in tali scritti non viene tematizzato apertamente eppure presente in essi, senza che sia stato dal filosofo tematizzato nei testi precedenti al 1789. Il risultato di questa operazione di sottrazione sarà evidentemente quel che il giovane studente ha elaborato come propria nuova verità nel periodo degli anni oscuri. Sì, un attimo solo che spiego questo concetto, non so se è chiaro. Cioè, noi abbiamo un contenuto di pensiero fino al 1789 circa, e ci siamo arrivati, ce l'abbiamo. Abbiamo un contenuto di pensiero chiaramente esplicito, cioè tematizzato, negli scritti dalla seconda metà del 1792 in poi. In questi scritti però, che sono quelli più corposi che si trovano appunto nel libro Gli scritti giovanili sulla religione, abbiamo un contenuto di pensiero che è presente ma non è esplicitamente tematizzato. Cioè ci esistono delle idee, per esempio che la morale si debba basare sul cuore, sulla religione la morale si debba basare sul cuore dell'uomo, che non è tematizzato in questi scritti dal 1792, è dato del presupposto, e che lo presuppone, ma non è anche tematizzato negli scritti fino al 1792. Quindi esiste un contenuto di pensiero che è presente negli scritti, diciamo quelli che vanno dalla seconda metà del 1792 in poi, non è presente negli scritti che vanno fino al 1789, e allora dobbiamo dedurre che queste verità, questi concetti, sono Hegel ci deve essere pervenuto prima, non è che può averli, diciamo così, sono entrati in testa da qualche altra parte, deve averli formulati in quegli anni oscuri. Non so se è chiaro questo concetto, è una differenza, cioè tra è chiarissima. Perché per fortuna abbiamo molti scritti di quei due blocchi, precedente e seguente. Quindi possiamo fare una sorta di sottrazione matematica, diciamo, sottrarre e vedere quello che è. Chiaramente, vedrete che poi abbiamo comunque degli indizi che ci aiutano, a parte questa analisi. Quindi l'importante è vedere negli scritti dal 1792 in poi diversi strati. Lo strato attuale, quello che sono i temi sui quali Hegel riflette in quegli scritti e in quegli anni, è uno strato precedente. Ecco l'analisi. Uno strato precedente che deve essere stato evidentemente tematizzato in modo esplicito in qualche scritto, ma dato che non è stato tematizzato fino al 1789, può essere stato tematizzato solo dopo. Questo è lo sforzo, diciamo, che ho fatto in questo lavoro. Beh, Domenico, vuoi leggere un poco tu? Sì, Marco. Ci sono però anche altri elementi di nostra conoscenza che ci possono aiutare in questa impresa difficile ma non impossibile, impresa di capire lo sviluppo intellettuale di Hegel negli anni oscuri. Sì, la parola impresa qua è una ripetizione, ovviamente. Ma esistono? Esistono infatti piccoli documenti, per esempio, dediche nell'album dei ricordi di Hegel, oppure testimonianze di studenti che furono con lui in quegli anni a Tubinga. Tutti questi documenti non possono chiaramente rivelarci il contenuto filosofico del pensiero di Hegel in quegli anni, ma possono essere considerati
degli indizi a quella che poi sarà la vera e propria analisi stratificata. Esatto, cioè per fortuna, ripeto, gli scritti no, non ce ne abbiamo neanche uno, quella è stata proprio una produzione radicale di distruzione, però abbiamo degli indizi, delle testimonianze, cioè non, e poi appunto ci sarebbe anche quella possibilità di leggere, no, gli scritti di Schelling, di Hölderlin, di altri studenti, no? Io l'ho fatto ma per il periodo successivo. Quindi questi indizi ci aiutano. Vediamo ora uno di questi indizi, che è quello più importante. Il ricordo di Leutwein. Vai. Il più importante di questi documenti è la testimonianza di Leutwein, un compagno di studi di Hegel che divenne poi pastore protestante in quella regione. La carriera normale per tutti coloro che frequentavano lo Stift. Infatti, quelli poi lì, teoricamente, anche Hegel e Schelling dovevano diventare pastori protestanti, però ovviamente presero un'altra strada. Di Leutwein abbiamo la seguente testimonianza. Durante i 4 anni della nostra frequentazione, la metafisica in modo particolare non rientrava negli interessi di Hegel. Il suo eroe era Jean-Jacques Rousseau, in particolare l'Emilio, il contratto sociale e le confessioni. Allora, ecco, questa è una... Allora, qui vedete, Leutwein non solo ci dice che Hegel non si interessasse di metafisica, l'abbiamo finora visto, finora non abbiamo sentito nessun nome dei grandi metafisici, Spinoza, Leibniz, eccetera. Non è proprio parlo, non abbiamo... Non è... E che si interessava di cose molto più vicine alla vita, no? Diciamo, come il giovane deve vivere, diciamo, un orientamento di vita, questo era il suo interesse, e poi a parte la letteratura, il latino e il greco. Questo. E Leutmann ci dice che proprio in quei primi anni università, perché abbiamo poi un'altra frase di Leutmann, che ho riportato nel libro, in cui dice: io posso parlare solo dei primi 4 anni, perché poi dopo io ho lasciato l'università. Dell'ultimo anno di Hegel non posso dire niente. Quindi per fortuna la sua testimonianza riguarda proprio i primi anni, i primi 3 anni, 3 anni e mezzo di università. E Leutmann ci dice una cosa che si inquadra benissimo nel nostro ragionamento, perché ci dice che Hegel, la metafisica, che poi è diventato un grande metafisico, non se ne interessava proprio. Però il suo eroe era Rousseau, no? Quindi Rousseau, che non è stato un grande metafisico, Rousseau, però ha elaborato comunque una filosofia, diciamo, certamente importante, e quella filosofia di Rousseau si inquadra perfettamente in quel che era l'idea hegeliana della naturalità, perché il filosofo della naturalità è stato Rousseau, la seconda anima dell'illuminismo. Quindi questa testimonianza di Leutwein ci illumina Marco, prima di continuare vorrei fare una domanda, ma giusto per un chiarimento. Quindi Hegel è come se avesse in qualche modo iniziato la sua ricerca filosofica a partire da questioni di carattere etico. Sì, cioè, proprio. Non ha fatto teoresi etica. No. È il contrario, insomma. Contrario. Infatti, finora non abbiamo fatto nessun grande discorso di metafisica, non lo facciamo nella logica, no? Qua stiamo parlando proprio di rapporto con le persone più anziane, con le donne, diciamo l'organizzazione della vita, ti ricordi, no? Come lui studiava l'organizzazione della vita. Perciò volevo fare questa domanda. La poesia, la poetica degli antichi, cioè tutte questioni molto legate alla vita quotidiana e la naturalità come criterio di tutto, ma quello era il massimo della teoresi, diciamo, questa idea della che però comunque, diciamo, non l'aveva ricavata da Spinoza o da Leibniz o da un Aristotele o un Platone, ma non si ritrovano proprio questi nei suoi scritti. Non ci trovi un confronto con questi. Beh, leggiamo questa fine, quest'ultimo. Ciò non ci scandalizza e non ci stupisce, perché Rousseau era il filosofo della rivoluzione e sappiamo benissimo che anche Hegel, come del resto i suoi amici del cuore Schelling e Hölderlin, erano tutti seguaci della rivoluzione. L'appoggiavano e si aspettavano grandi cose da questi moti rivoluzionari francesi. Hegel ebbe un atteggiamento di apertura verso la rivoluzione fin dal primo momento. Del resto non poteva essere diversamente, perché abbiamo visto che nel periodo di Stoccarda, quindi negli anni immediatamente precedenti la rivoluzione francese,
egli era fortemente imbevuto di cultura illuministica. Addirittura, anzi, andava al di là e voleva sviluppare ulteriormente l'illuminismo, ampliarlo ed estenderlo dallo stato sociale dei dotti a quello dell'uomo comune. Quindi è nel caso di Hegel abbiamo addirittura il pensiero di una rivoluzione filosofica che pervenga fino alla persona più semplice. Questa è non ci vuole. Quindi nel caso di Hegel, cioè, quindi voleva proprio estendere l'illuminismo, l'illuminamento fino a tutto il popolo. È proprio rivoluzionario al 100%. Per tutti. Esatto, voleva proprio fare la rivoluzione, cioè la rivoluzione filosofica per tutti. Vai, continua, leggiamo quest'altro. Sì, questo era l'atteggiamento filosofico di Hegel nei mesi immediatamente precedenti la rivoluzione. Per questo motivo non ci stupisce la dichiarazione di Leutwein, ovvio quindi che frequentasse con particolare piacere gli studenti francesi e festeggiasse la rivoluzione insieme ai suoi amici del cuore. Esatto, quindi qui praticamente, insomma, tutto coincide. Quindi questa testimonianza di Leutwein, che viene riportata da Dieter Henrich, che ha scritto un importante saggio, no? Mi faccio sempre riferimento a questi studiosi, perché siamo qui nell'ambito di una ricerca specialistica, dove uno non può che far riferimento ad altri specialisti, non è che siamo qua nell'ambito di discorsi filosofici un po', no, scollegati da altri. Qua siamo proprio, insomma, c'è una ricerca specialistica con la quale confrontarsi. E quindi incominciamo pian piano, questi anni oscuri incominciano a acquistare un po' di luce, perché allora vediamo, è Rousseau, il principio della naturalità, no? Abbiamo già delle indicazioni su quello che, quindi Hegel avrà letto in quegli anni Rousseau, soprattutto l'Emilio, poi ho condotto un'analisi testuale, quali frasi di Hegel, degli scritti ovviamente dell'anno dopo, del 1792, 93, 94, quali frasi sono riconducibili proprio anche da un punto di vista letterale a Rousseau, no? Ho fatto proprio un'analisi dell'Emilio soprattutto per lei. Benissimo. Ora, se non ci sono domande, leggiamo ancora l'ultimo. No, io ho una domanda, una curiosità più che altro. Sì. Mi incuriosisce molto questa metodologia che tu hai messo su. No, la domanda era rivolta proprio a questo discorso. La tua analisi, diciamo, dei testi che hai fatto dell'Emilio, di Rousseau, chiaramente l'hai fatto in lingua originale, cioè hai letto l'Emilio o la traduzione tedesca, cioè ipotizzi che Hegel abbia letto la versione francese o la versione tedesca. E poi quando tu poi hai fatto questa operazione di sottrazione, chiaramente hai lavorato solo sui testi originali tedeschi. Sì, allora di Hegel sicuramente ovviamente i testi tedeschi, questo è chiaro. Per quanto riguarda la lettura dell'Emilio, io ritengo, perché Hegel cita anche altri suoi no, Hegel stesso scrive una dedica in questo libretto, loro avevano dei quadernetti di dediche, dove quando lasciavano l'università gli amici scrivevano, no, una dedica, si chiamano Stammbuch, un libro, diciamo così, quasi come possiamo dire, una sorta di albero, diciamo, genealogico, ma non è proprio un albero, non è della famiglia, ma è degli amici, diciamo, degli amici, no? E quindi c'erano questi... Quegli annali dei college? Sì, può essere considerato così, esatto. Erano personali, però, ognuno ce l'aveva il proprio. Quindi, che ne so, quando Hegel abbandonava, lasciava l'università, diciamo, c'erano gli amici, scrivevano qualcosa, o quando un ragazzo la lasciava all'università, scriveva qualcosa in questo stambuch, in questo quaderno. Hegel scrisse per un compagno di università, si chiamava Weigelin, una frase da Rousseau, presa proprio da Rousseau, in francese. Quindi io penso che Hegel potesse leggere il francese, anche perché sapeva bene il latino, quindi diciamo così, fosse in grado, non so precisamente se circolasse già
una traduzione dell'Emilio in tedesco, diciamo, in Germania. Però sicuramente penso che l'abbia letto in francese. E il punto fondamentale di contatto erano questi studenti francesi di Colmar e Montbéliard. Io tante volte, non ci sono mai stato, però ho sempre avuto questo desiderio di fare un soggiorno di ricerca a Colmar e a Montbéliard. Perché? Perché questi studenti, di cui sappiamo, conosciamo i nomi ovviamente, erano loro quelli che portavano le idee nuove della rivoluzione. Non è che c'era come oggi, no, che subito si sa qua. All'epoca non c'era l'informazione come siamo abituati noi. Quindi magari le notizie si sapevano molto dopo, per via indiretta. Cercavano di non farle arrivare le notizie magari nel collegio protestante, probabilmente. E quindi questi studenti erano loro che portavano queste notizie, i nuovi scritti, le nuove idee. E quindi mi sono fatto l'idea che Hegel avesse letto Le Mille in lingua originale. Diciamo. Ascolta Marco, questi studenti francesi, sai se qualcuno è diventato un personaggio noto, una carriera come... Perché nei loro paesi d'origine potrebbe esserci in qualche archivio di Stato qualche documento. Brava, questo è il punto dove mi sono fermato. Nel senso che sono ricerche molto specifiche da fare, che sarebbero un grande contributo alla ricerca hegeliana, però io non le ho fatte. Ho sempre avuto l'idea di andare lì, a Colmar, Montbéliard, fare un soggiorno e vedere se ci sono il lascito, no? Se c'è il lascito, il documento. Bisognerebbe farlo. Praticamente Colmar sta proprio quasi sul confine, diciamo, sì. È nella linea di Strasburgo, quindi sì. Forse in molti casi ha fatto anche parte dell'impero tedesco quando l'Alsazia e la Lorena sono state anche invase Esatto. Dalla Germania, quindi diciamo il collegamento, tra l'altro sono anche posti bilingue. Sì, sì, sì. Sì, no, ma... io sono stata a Colmar, molto carina, veramente molto bella. Bisognerebbe fare, come ha detto Lucia, ti ripeto, quando tu fai una ricerca, da questa ricerca si sviluppano tante altre nuove possibili ricerche. Gli archivi di Stato sono online spesso. Ma ora si potrebbe riprendere. Anche senza spostarsi, se si va nell'archivio di Stato di Colmar, di quell'altra. Fa una ricerca per autore. Certo. Ma tu guarda che questo è solo l'inizio, poi vedrai quante altre possibili ricerche. Cioè, si sta aprendo qua un vaso di Pandora, cioè nel senso che stiamo aprendo allora abbiamo visto già con Zimmermann e Campe questi due pensatori secondari sicuramente che hanno avuto influenza su Hegel. Poi Nicolai e Mendelssohn, che già sono persone più importanti perché la filosofia popolare tedesca dell'epoca sono conosciuti, insomma, voglio dire, erano conosciuti all'epoca, se ne parla ancora oggi, sembra un museo storico. Poi stiamo avendo l'influsso di Rousseau, cioè stiamo salendo sempre, no? Poi ci sarà Kant e Flatt, il suo maestro. Io per esempio ho approfondito, nell'ambito di questa ricerca, ho approfondito come finora non l'aveva fatto nessuno fino a quel momento, ma ancora oggi non l'ha fatto nessuno, il maestro di Hegel, cioè proprio il professore che da considerare il docente, perché tutti frequentavano le lezioni di questo docente, era quello che aveva più successo, si chiama Johann Friedrich Flatt, e poi ci arriveremo. In quel caso io per esempio ho condotto una ricerca specifica su Flatt, pur non facendo parte, l'ho condotta su Flatt e su alcuni di questi repetenti, di questi giovani assistenti, particolarmente importanti. Mi sono fermato qua a Colmar, non l'ho fatto, perché diciamo non faceva parte proprio della mia ricerca, nel senso non era... Perché, come dire, a un certo punto bisogna dedicarsi solo a alcune cose, non ad altre. Se avessi avuto la possibilità, un finanziamento, un gruppo di ricerca, avrei potuto... Per così funziona. Un docente che ha in Germania, almeno che ha una possibilità, un docente in Germania hanno grandi finanziamenti, devo dire la verità, quando sono professori ordinari hanno grandi finanziamenti o possono richiederli, e quindi possono attivare giovani a fare ricerca, e questo purtroppo, per me non è stato possibile. Però
uno potrebbe fare sempre una richiesta. Noi qui abbiamo dei giovani, diciamo, studiosi, si potrebbe fare la ricerca, la richiesta di un finanziamento proprio, per esempio, per approfondire questi pensatori. Diciamo, io nella mia vita non lo farò più perché mi dedicherò a cose di carattere filosofico-politico, ho deciso. Però da un punto di vista storico è interessante, io per questo vi sto appunto, sto andando così nello specifico, perché per far vedere tanti possibili, no, ricerche, sarebbe bellissimo, Colmar e Montbéliard. Io sono stato... Prego. I nomi di questi ragazzi sono noti. Uno era Fallot, sono tutto noto, certo. Perché c'è un altro studioso tedesco che proprio l'ho chiamato pochi giorni fa perché lo volevo conoscere, almeno che ho usato le sue opere, ma non ho mai conosciuto di persona. L'ho chiamato un paio di settimane fa, ora ovviamente a una certa età. Si chiama Wilhelm, quindi Guglielmo Gustavo Jacobs, e ha insegnato a Monaco. E lui ha scritto un libro molto bello che si chiama Rivoluzione e ortodossia. Rivoluzione e ortodossia, no? I due aspetti. Quindi ha nello Stift, in questo collegio, no? La rivoluzione. E lui che lavoro ha fatto? Praticamente si è andato a studiare tutte le tesine che scrivono gli studenti, tutte le tesi di dottorato, quanti studenti frequentavano le lezioni di Flatt, dei vari professori, cioè proprio tutta la struttura universitaria. Si è andato a studiare come funzionava. Ed è stato molto importante per me, perché attraverso questo studio, questa lettura di questo libro, Rivoluzione e Ortodossia, ho capito dall'interno, o almeno ho avuto un'idea dall'interno, di come funzionasse all'epoca, diciamo, la cosa, e per esempio è emersa l'importanza di Flatt, di questo professore di filosofia, che da una parte criticava Kant, poi lo vedremo, ora lo anticipo ma ci arriveremo, però dall'altra parte, criticando Kant, lo insegnava, e quindi è stato... Si è stato un ortodosso, ma un ortodosso intelligente che non si è chiuso alle nuove idee, ma criticandole le ha trasmesse. Ed ecco perché tutti, sia gli studenti rivoluzionari che gli studenti ortodossi, frequentavano le sue lezioni. E allora io sono andato a approfondire gli scritti di Flatt, li ho letti nel mio libro, li ho commentati, ed è l'unico testo al mondo nel quale ci sia ora un vero e proprio confronto con Flatt. E scrissi in una nota: bisognerebbe pubblicare questi manoscritti, perché ho trovato, non erano stati trovati anche da Henry, praticamente negli archivi universitari di Tübingen ci sono questi manoscritti dell'epoca, no? C'erano andate due persone prima di me, Dieter Henrich e Jacobs, e via, tutti e due professori. E il terzo, perché bisogna firmare, sono stato io. E quando io andai lì e visionai questo materiale, dove ti scrivono una lettera, insomma, annunciarmi, mi aspettavano, eccetera, perché non è di accesso, cioè tutti ci possono andare, però non è che una biblioteca normale dove tu ci vai, insomma, il direttore della biblioteca ti accompagna, è materiale. Devi essere differenziato. Esatto, è materiale. Insomma. Quindi andai, firmai, eccetera, e vidi appunto sopra di me Henry. E mi portarono questi faldoni, mi portarono questi manoscritti, no? Che ho visionato. E, diciamo così, quando poi ho scritto il libro, in una nota scrissi, trovai queste, insomma, ripeto, l'aveva trovata anche Heinrich Jacobs, questi manoscritti delle lezioni di Flatt, perché la cosa importante è capire di che parlava Flatt a lezione, perché, giustamente, dice Jacobs, anche i geni imparano da qualcuno, nessun genio nasce così. Cioè questi geni, perché proprio a Tübingen e non a Göttingen o un'altra parte ci sono stati questi tre grandi? Schelling, Hegel e Hölderlin. Cioè ci deve essere un motivo per cui proprio là. E lui dice, Jacobs, il motivo è perché i geni devono imparare. E lì c'era Flatt. Allora io mi sono andato a leggere le cose di Flatt seguendo Jacobs. Questa è la ricerca specialistica, no? Allora, seguendo Jacobs, e ho trovato questi manoscritti, scritti nel tedesco antico, eccetera, ho pure provato a un par leggere, ci sono molto tempo, ci riuscì, però ho scritto in una nota, sarebbe importante per la ricerca italiana pubblicare questi manoscritti. E qualche anno dopo ci sono stati studiosi, uno studioso tedesco e uno studioso olandese, che hanno pubblicato queste due lezioni di Flatt, sono le lezioni di metafisica
e le lezioni di psicologia filosofica. Le hanno pubblicate, seguendo questa mia indicazione, anche se non l'hanno scritto, però mi è un po' dispiaciuto, ma vabbè, pazienza. Però le hanno pubblicate. Quel che però non hanno potuto pubblicare, che ho cercato e non ho trovato, l'ho cercato a Berlino, l'ho cercato a Bochum, l'ho cercato tutto per tutto, sono le lezioni di Flatt sulla etica di Kant. Perché sono quelle le lezioni che hanno avuto influenza veramente. Perché vedete che metafisica non se ne interessava, psicologia un po'. Invece l'etica, e quelle sono andate perdute. Però io, leggendo i libri di Flatt, perché Flatt nello stesso periodo ha pubblicato un libro, 1790, 91, 92, leggendo il libro, nel libro sarà più o meno quello che lui diceva a lezione, quindi ho letto il libro, credo. Insomma, la ricerca specialistica è questa. Quindi è quella ricerca di base, potremmo dire, è quella ricerca che va proprio a vedere quelle cose che tu mai troverai in un testo, in un manuale su Hegel, mai troverai Flatt o queste cose. Intanto però è fondamentale, come per Hegel, ci sarà per Leibniz ovviamente, per Kant, per qualsiasi filosofo, è fondamentale, perché poi quando hai fatto questa ricerca così specialistica, allora poi ti si apre un'altra possibilità di accesso all'interpretazione del sistema. È molto interessante e ci vuole molto tempo. Questa è una lezione per voi giovani, eh? E io spero che loro qualcosa... Perché certo, se si scrivesse un testo, per esempio, faccio un saggio, l'importanza degli studenti francesi per lo sviluppo della filosofia dello Stift, perché poi alla fine si parla di una filosofia dello Stift con Schellenkamp, sarebbe un saggio importante, un contributo originale che verrebbe subito pubblicato in Germania e letto da tanti studiosi. Quindi questi sono, cioè il compito dello specialista è quello di indicare ai più giovani, come del resto fu indicato a me proprio da Jamme, Rosana, fu proprio Jamme a suggerirmi di fare la ricerca su Rousseau e Hegel, perché c'era stato pochi anni prima un congresso internazionale su Rousseau e Hegel che cercavano di capire l'influenza di Rousseau su Hegel, quindi se ne parlava molto all'epoca. Cioè il compito dello studioso, dello specialista, è quello di suggerire, dato che conosce ovviamente nei minimi particolari l'oggetto, ai più giovani degli argomenti sui quali si sa che sono stati, dei quali si sa che sono stati importanti, ma ancora nessuno ha fatto ricerca. E allora là diventa la ricerca originale. Questo è, perché, per esempio, su questi studenti francesi sappiamo che sono stati importanti, ma non nessuno finora li ha approfonditi. Allora, per esempio, un tema di ricerca nuovo, originale. E allora qua ti si apre una possibilità di fare una ricerca vera. Questo, diciamo, è il fatto importante per l'ambito specialistico. Vabbè, non so se ci sono altre domande a tal proposito. È chiaro che qui entriamo ora nel periodo di Tübingen, è proprio il periodo che ho studiato io, quindi che ho approfondito io in modo particolare. Quindi saranno cose a volte molto specialistiche, però vedete che poi sono anche di grande interesse, perché... Io avevo un'altra curiosità. Sì. E si sa poi che cosa hanno fatto nella vita questi ragazzi francesi? Cioè, allora, che tipo di lavoro? Guarda, io non ho trovato da nessuna, non ti dico che non si sappia, cioè io non ho trovato nessuna, nelle cose che ho letto all'epoca, non ho trovato nessuna indicazione particolare, però sicuramente si può sapere, perché oggi, come diceva Lucia, facendo delle ricerche e così via, sicuramente si potrà sapere. Allora, questo è un percorso per il quale io non sono andato, che non ho fatto. Non, diciamo, non è che c'è, si sa, io non ho mai letto nulla nel senso. Ma lei di questa domanda? Sì. Ma lei pensa che si possa fare una ricerca del genere senza capire il francese? Ma il francese, guarda, è molto facile da leggere per un italiano. Molto, molto facile. Cioè, se devi per interagire con Colmar, secondo me il tedesco va benissimo comunque. Certo. Perché comunque là c'è il bilinguismo, è proprio. Sì. Vabbè, però comunque parliamo di un francese di fine 1700, quindi è arcaico. Per trovare i documenti, poi ovviamente le traduzioni vanno fatte diversamente, però magari già trovare i documenti oppure ricostruire le vite, tra virgolette, cioè secondo me non è necessario conoscere il francese in questo senso. Dicevo. Ma tradurre il francese non veramente... so la domanda di Rosanna, no, il francese è sempre, parliamo di un francese arcaico, però è sì. Che non è quello, no, io dicevo
Dicevo proprio leggere, era necessario leggere in lingua originale, no? Francese, ma, no? Sì, ma secondo me non è un problema quello. E come dice Lucia, tante cose si possono fare online oggi, cioè senza muoversi da casa. Tante cose si possono fare. Si può scrivere alla biblioteca, si può scrivere alla intanto trovarlo. Una volta che uno ha l'indicazione che là esiste qualcosa, uno ci va. In tutte le città c'è un archivio di Stato. Sì, sì, certo, certo. No, però Rosanna dice, chiedeva se le fonti, diciamo così, devono essere necessariamente lette in francese o si può sperare di avere già una traduzione. Questo ho capito, era questa la domanda di Rosanna. Io non credo che ci siano delle traduzioni. Dipende da che è necessaria questa traduzione. Rosanna, sì. Il problema principale in questo caso non è la lingua, è trovare la fonte. Dopo lo fai tradurre, cioè non è che trovi una cosa già tradotta, perché non interessa a nessuno. Cioè tu vai nell'archivio, cerchi nei cataloghi che ormai molto spesso sono informatizzati, e se trovi nomi, quei nomi chiave, allora vai, accedi al documento, poi se è scritto in qualsiasi lingua sia scritto, lo fai tradurre, lo traduce. Certo. L'importante è trovare un documento dopo. Certo. Però qua entriamo nel campo delle traduzioni. La traduzione deve essere molto fedele, perché non è una lettura di un articolo di un giornale. Quindi se il traduttore non traduce proprio alla perfezione, si capisce il senso. Io credo che per usare fonti di una lingua straniera va tradotto alla perfezione, no? Certo. Soprattutto se parliamo di filosofia. Ma questo è tutto un lavoro che viene dopo, ripeto, il problema fondamentale, cioè quello con cui mi sono scontrato io, per intenderci, è la difficoltà. Il reperimento. È proprio la difficoltà di trovare, ma una volta che tu l'hai trovato sei così felice, ti assicuro che poi improvvisamente capisci subito il francese. Perché è talmente difficile, è talmente raro, perché appunto non so questi saranno diventati teologi o professori, non so cosa siano diventati, sicuramente saranno diventati qualcuno, perché all'epoca chi poteva studiare comunque apparteneva già a quel, no? Quindi qualcosa secondo me si troverà. E diciamo, certo, se avessi avuto io una copertura finanziaria diversa mi sarei dedicato dalla mattina alla sera solo a visitare gli archivi tedeschi. Quella cosa che ho fatto in parte, però per il periodo successivo l'ho fatto. Cioè, poi vi dirò perché ci arriveremo, io l'ho fatto però per un altro argomento. Questo è rimasto quasi un mio desiderio, ecco, diciamo, che finora non l'ho potuto fare, però magari uno può pensare una volta, dopo aver preso contatti prima online e sapendo che c'è qualcosa, può pensare anche a fare una settimana a Colmar, nella zona ci passiamo sempre, voglio dire, per andare avanti e indietro. Io non so quante volte ci sono passato la A5, l'autostrada 5, ogni volta che passavo là davanti ci pensavo, quando passavo a Basilea, passava praticamente l'uscita di Strasburgo, di Basilea, sta là, non so quante volte ci sono, decine e decine di volte con la macchina ci sono passato. Tra l'altro c'è anche il vino là, c'è la via del vino, ma la via del vino, cioè, no, ma è una bellissima zona, bellissime cittadine, però sai com'è, che noi quando uno vive in Germania, cioè almeno la vita nostra è quella che tu poi vuoi andare in Italia, che prima andavo da Napoli, dalla mia famiglia, pure a Spezia, insomma, quindi uno si muove inevitabilmente, non si ferma, perché capito, hai il desiderio di tornare a casa. E invece no, bisognerebbe però prenderla come una vacanza, cioè uno si fa una vacanza di qualche giorno lì e gira per questi archivi, ha già qualche indicazione ed è bellissimo, cioè, perché questa attività di ricerca è chiaro che non è un'attività filosofica nel senso propriamente della filosofia del tempo, è un'attività di storica, uno storico delle idee, ma è molto bella perché poi, diciamo, subentra una sorta di eccitazione, direi quasi, cioè nel senso che tu cerchi qualcosa, poi finalmente trovi, quando trovi qualcosa, capito, diventa, sei molto felice proprio, veramente sei felice quando hai trovato qualcosa. Ma molti studiosi hanno fatto questo, per esempio tutte le lezioni, tutti i quaderni, tutte queste lezioni che vengono pubblicate di Hegel, come Antonio sa, per la filosofia della religione, la filosofia della storia, la filosofia del diritto, eccetera, sono spesso, anzi quasi sempre, sono appunti presi a lezione dai suoi allievi. Quindi abbiamo la lista degli allievi. Quindi, che ne so, c'è un certo allievo di Hegel, per esempio Victor Cousin, che era un francese,
in un corso di Berlino, ora non so, dico per dire un anno, sbaglierò probabilmente, lui non c'è, ma di presente, nel 1823. E allora uno va a fare la ricerca sull'ascito di questo Kuzenich e hanno trovato, veramente, hanno trovato questi manoscritti per cui ci sono persone, studiosi, che hanno fatto hanno pubblicato testi importanti, ma non di filosofia proprio, non hanno fatto altro che pubblicare i quaderni delle lezioni di Hegel trascritti da questi. Diciamo, è un po' all'inverso ora, sono quando Hegel era professore, quindi i quaderni di Hegel. In questo caso noi vogliamo trovare i quaderni, cercare i quaderni cose, o di amici di Hegel o dei professori di Hegel quando lui era giovane. Però la ricerca è molto bella, è molto, perché c'è proprio un entusiasmo, quando la fai proprio, sei entusiasta, quando trovi qualcosa, bisogna avere insomma questo fuoco dentro, e quando uno fa questo fuoco dentro qualcosa la trovi, perché magari non trovi quello, trovi un'altra cosa, trovi qualcosa. Vabbè, che qualcuno di voi volesse, diciamo, farlo, potremmo iniziare a farlo online, no? Quindi ci vediamo una volta, un paio di ore. Facciamo la condivisione dello schermo e vi faccio vedere i siti sui quali bisogna andare. Anzitutto è la Staatsbibliothek di Berlino, Preußische Kulturbesitz, praticamente l'università, la biblioteca centrale della Germania, e da lì bisogna partire. E poi vengono, come diceva Lucia, la cosa bella è che vengono, mentre io, quando ho fatto le ricerche 30 anni fa, c'erano ancora i cataloghi a mano, cioè devi andare a spulciare. Oggi invece molto è stato digitalizzato, è molto più facile, perché tu dai fai la ricerca, no? Dai il nome e ti esce. Invece devo andare a vedere tutto a mano. Sono stato anche nelle biblioteche della ex Germania Democratica, la Berlino dell'Est, sono stato, dove ho trovato un sacco di cose. Ho a casa 200 manoscritti dell'epoca sulla filosofia della religione. Da ripubblicare, circa 200 per gli anni 1785-1795. Cioè, la mia idea era quella di ricostruire tutta la storia della filosofia della religione all'epoca, di cui Tubinga è stato il centro più importante, ma anche a Gottinga, a Halle, a Lipsia, in tanti, a Berlino, a Monaco c'erano centri universitari. Quindi volevo ricostruire tutto. Infatti Dieter Henrich ha parlato della costellazione. Cioè, a un certo punto ci sono delle stelle, no, della costellazione, che erano, però ci sono state costellazioni meno importanti in altre città. Quindi ho preso tutto il materiale per ricostruire, e questo materiale ce l'ho. Quindi chi volesse fare questo lavoro, questo materiale c'è. Cioè, ho ricostruito, per ricostruire proprio, cioè, quello che hanno fatto la Germania all'epoca. Che cosa ha fatto la Germania? Non solo Hegel è stato ovviamente il più grande, ma non l'unico. Cioè, i tedeschi hanno tutti lavorato al concetto di una religione razionale. Questo, praticamente, questo è stato, era il tema. Come si fa a salvare la religione dalla critica illuminista e a dare alla religione una forma razionale, che quindi possa essere accettata dal tribunale della ragione. Questo è stato. E diciamo, un discorso molto molto bello, complesso, e molto molto tanto c'è ancora da fare. È un campo di ricerca nel quale veramente si può fare tanto ancora, e secondo me è molto molto attuale, anche perché pensiamo all'idea di una religione razionale che possa mettere d'accordo le religioni, no? Trovare un minimo comune denominatore non è una cosa soltanto storica, è una cosa attuale. Malin, ich habe dich vorher ein paar Mal angerufen, du warst aber nicht da. Wir haben jetzt den Text gelesen. Ich habe das nicht gehört, irgendwie. Ja, cool. Aber wir haben jetzt den Text gelesen und ich habe etwas ergänzt auf Deutsch über die Forschungen, die ich darüber gemacht habe. Dann würde ich vorschlagen, das ist für mich jetzt schwierig, alles nochmal zu sagen, dann würde ich vorschlagen, dass wir einmal persönlich das machen, dass ich dir erzähle. Ich habe es ja gelesen. Deswegen. Ja? Den Text hast du gelesen. Va bene. Ja. Ho detto a Mani, poi glielo sintetizzo un'altra volta quello che ho detto ora, altrimenti sarebbe un po' troppo lungo. Wir machen das einmal, ich erkläre dir das, was ich gesagt habe, morgen zum Beispiel, ne? Machen wir das morgen. Allora, vediamo un po' quanto è rimasto da leggere, perché abbiamo detto già tanto. Marco? Sì. Marco, io devo andare. Sì, sì. Non ti preoccupare, voglio... Ah, sì. Ecco, la prima concezione filosofica di Hegel. Vabbè. Questo è importante che... vabbè, allora possiamo. Allora, qui abbiamo l'ultimo paragrafetto da leggere. In effetti, ce la faremmo in questi 15 minuti. Cioè,
proprio quella, cioè, ve la sentite o lasciamo perdere? Com'è la situazione? Andiamo avanti, finiamo questo? Sì? Va bene. Domenico, ce la fai ancora a quarto d'ora? Perché devo andare a cenare, invece sono pubblicato. Vabbè, te lo leggi da solo allora. Te lo grazie. Un paragrafetto nel mondo. Sì, assolutamente. Yeah. Ok. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Allora, leggiamo quest'altro paragrafetto. Malin bisenlese, malin listu, bisenia, momenta ne seconda, ne mi invia das, vodas is, de beginning. Allora, sì, perché abbiamo detto che Dieter Henrich aveva detto che Hegel in questi anni è diventato filosofo. Ora, io non lo so, è una frase un po' forte dire che, però non ha neanche tutti i torti, perché nei frammenti che poi, appunto, in quegli scritti che avremo dal 1792 in poi, quindi in i cosiddetti scritti giovanili o scritti teologici giovanili, è vero che c'è una filosofia di fondo, quella che dell'Enkaipa, di quest'uno e un tutto. Quindi è vero e non è vero, cioè sicuramente quegli scritti teologici presuppongono una prima filosofia di Hegel, che non è quella sua definitiva e non è che quella che lui poi ha elaborato come concezione dialettica originale, ma è una prima filosofia. Quindi, allora ho cercato qua di delineare, allora io propongo che questa prima filosofia di Hegel la leggiamo oggi e poi la prossima volta la approfondiamo, no? Quindi, allora, Malin, List and Bissen, Benbass, Problematici, Stan, Rosanna, Ilftir. Va bene, Rosanna? La segui un po' tu? Sì. Yeah. D'accordo? Allora, Malin, List, un mito, Rosanna, Ilftir. Vai, la prima. Okay. La prima concezione filosofica di Hegel. Nella pubblicazione risultato del mio dottorato di ricerca presso l'Università di Bochum. Ho approfondito questo rapporto. No, questo momento si sta nei video. Senso fine, no? Ok. Questo rapporto. Tra il pensiero di Rousseau e il pensiero hegeliano di questi anni, da questi studi esplicitamente dedicati a tale problematica, è emerso che gli scritti hegeliani che fanno della seconda metà del 1792. E poi dichiamo gli anni seguenti 1794, in cui abbiamo l'elaborazione del testo 16. Che è il frammento più importante di questo periodo. Presuppongono una concezione naturalistica ammonistica del mondo e della natura che si ispira chiaramente alla filosofia di Rousseau. Sì, allora ti devo molto bene, Marin, hai letto bene, allora ti dico subito, in italiano. Quando hai la L così e l'apostrofo? L'elaborazione. Zusammenlesen. L'elaborazione. Okay. L'elaborazione. Gleiche Visur. Ah, ok, ok. Sowieso, ok? Diese Apostrophe ist nur dann c'è a stucche gelesen. Concezio, c'è. C'e e c'è. Concezione. Genau. Ok, zusammen. Si ispira. Ah, si ispira. Okay. Yeah. Und dann die Zahlen, na, die Nummer, die Zahlen, da muss einfach lernen. Ma Rosanna, dovete fare una volta, eh? Rosanna, capito? Mit Rosanna. Also, die Zahlen, vai. Lesi ein bisschen weiter das Tier. Allora, questo è chiaro, quindi praticamente quei frammenti presuppongono una concezione monistica del mondo. Quindi questa era la cosa importante, no? Vediamo, Hegel in questi scritti parte dal presupposto che non vi sia un Dio esterno alla natura, ma che la divinità
sia essa stessa della natura. Scusa, nella testa inferiore formea, nella natura. Nella natura. Yeah, in der Natur. Was heißt das? Außerhalb. In der Natur. Ok. Quindi abbiamo sicuramente una visione monistica e non dualistica. Questo è importante, das ist wichtig. Eh? Also, abbiamo quindi in questi frammenti, ripeto, del periodo successivo, abbiamo sicuramente una visione monistica, che però direi che non è tematizzata. Cioè non è che lui parla del... cioè la dà per scontata. È per questo che deve averla elaborata precedentemente, negli anni precedenti, perché la dà per scontata, però non c'era prima fino al 1789. Also ich habe gesagt, dass diese monistische Auffassung Hegels in den Schriften ab 1792, dann gibt Hegel als sicher, er setzt die voraus. Und deswegen muss er sie vorher in diese dunklen Jahren gedacht haben. Vai, weiter, la natura. La natura viene vista come un organismo ordinato, che ha una vista... che ha un proprio ordine indipendente dall'uomo e Dio è il garante di questo ordine, ma un Dio immanente, non esterno, non trascendente. Trascendente. Quindi importante, quindi la natura ha un ordine, questo è anche un concetto importante, no? Che Hegel lo presuppone, che la natura abbia un ordine e che Dio, che però appunto viene visto come qualcosa che è nella natura, una forza nella natura, è garante di questo ordine. Mm-hmm. Sono tutte cose che Hegel presuppone in quei frammenti, le troveremo infatti. Infine, l'uomo è considerato come buono in sé poiché. Appartiente a tale ordine in cui ogni ente ha in sé stesso la giustificazione del proprio essere e quindi la propria bontà. La sete di tale bontà dell'uomo è il cuore. Alla quale Hegel oppone l'intelletto, che spesso fa contro la ragioni del cuore. Questo sono però... Momento, qua c'è stato un errore mio. Al quale, quindi praticamente, al quale, quindi... Mm-hmm. L'uomo quindi è buono per natura, un momento. L'uomo è buono per natura, si trova sempre in questi scritti successivi che io appunto ho cercato di... ho estrapolato questa concezione filosofica da questi scritti che seguiranno. L'uomo è buono per natura, perché è come tutto è buono, perché c'è quest'ordine nella natura, quest'ordine, diciamo, ogni ente è buono perché è come deve essere, perché Dio l'ha fatto come deve essere, Dio interno alla natura. E la sete di questa bontà è il cuore, quindi tutto ciò che fa l'uomo col cuore è fatto bene. E a questo cuore è che lo oppone l'intelletto, che sappiamo l'intelletto non la ragione, l'intelletto freddo, e che va contro le ragioni del cuore. Marin Bosilisa dice, Vogelfrau in italiano si stima V, Vindolce V, Massa. Ich lese noch einmal den Satz nochmal. La sede di tale bontà dell'uomo e il cuore ai quale oppone l'intelletto che spesso va contro la ragioni del cuore. Queste sono però l'espressione dell'autenticità e della naturalità dell'essere umano, quindi l'intelletto. Ist das richtig? Ja, zusammen. Ad andare contro le ragioni del cuore. Was heißt es baglia? Sbaglia ist, macht einen Fehler. Er macht einen Fehler, ist es falsch, wenn der Verstand gegen die Gründe der Herzen. Heißt das Fehler?
Heißt das Fehler übersetzt oder falsch? Sbagliare, in wenn du etwas Falsches machst, das ist sbagliare. Okay. Fehler machen, sbagliare. So, quindi praticamente il cuore è la sede di questa naturalità, autenticità dell'uomo, quindi l'uomo è buono per natura, è spontaneo, e l'intelletto sbaglia quando va contro il cuore, no? Quindi devi fare così e non così, se uno sente di fare qualcosa. È una visione chiaramente molto ottimista, diciamo, della natura umana, che ha Hegel, e poi vedremo che la deve. Leggiamo, vediamo quanto abbiamo ancora da leggere, un po' un altro po', vai, un altro po' Marin e poi Rosanna, ok? Ma sono con Bissen Bader, Marin, dann Rosanna, Richtung, dann, vai. Questa. Ok, Entschuldigung, mein Audio, will nicht wie ich. Questa è una visione sicuramente diciamo semplificata di quel che però è la struttura filosofica di base dei testi hegeliani immediatamente successivi al stile 92. In tale visione richiede sicuramente la concezione filosofica che Rousseau aveva elaborato nella propria opera Emilio o dell'educazione 1026. Non sparo sul zulese, okay. Come gli delle sì, vai, sicuramente. Sicuramente questa è l'opera che Hegel ha letto, sia perché si possono ritrovare una serie di parallelismi letterali come ho mostrato nel mio studio. Sia perché questo era il genere di letture che prediligeva Hegel all'epoca. Ricordiamo appunto la lettura del testo sulla solitudine di Zimmermann, come anche la lettura del testo Teofron di Campe. Erano testi di carattere pedagogico educativo che servivano a dare un orientamento al giovane intellettuale dell'epoca. Va bene, molto bene. Jetzt ist ein bisschen Rosanna und dann kommen wir zum Ende, damit hier punto di schon. Aber so gut gelesen, ein paar Kleinigkeiten, dann machen wir zusammen morgen, ne? Dann sage ich dir Marin, ok? Zusammen morgen. So, Rosanna, leggi un po' l'ultima parte così finiamo per le 21 in punto. Vai. La lettera di Rousseau si pone quindi come una fondamentale sintesi da parte di Hegel di tutto ciò che aveva letto e recepito fino a quel momento. L'Emilio di Rousseau gli consentì di elaborare una prima sintesi filosofica del proprio pensiero, una prima vera e propria filosofia, seppur non formulata ancora in un vero e proprio sistema filosofico. È questa filosofia che costituisce la base non esplicitamente tematizzata nei frammenti pervenutici dal 1792 in poi. In essi, implicitamente sottintesa, ma non esplicitamente tematizzata. Giacché essa però non è neanche contenuta in modo esplicito negli scritti che vanno fino al 1789, occorre concludere che Hegel elaborò questa prima sua concezione filosofica di stampo russoniano nel periodo degli anni oscuri. Egli sicuramente, come era solito fare, lesse tanto e redasse sia estratti delle proprie letture, sia elaborò degli scritti propri. Sicuramente portò con sé anche quegli scritti per tutti i suoi vari traslochi, come fece del resto con gli scritti precedenti e seguenti. Si sarà trattato anche di una massa enorme di materiale, perché ci saranno stati i suoi appunti di lezione, quindi dei corsi universitari. Insomma, non si sarà trattato soltanto di poche paginette, come nel caso del diario, ma di tanti estratti, di tante considerazioni sulle lezioni universitarie e di tanti sunti dell'Emilio di Rousseau, che eventualmente anche dell'Emilio di Rousseau ed eventualmente anche da altre opere. Tanti scritti sicuramente, tutti risalenti a quegli anni oscuri. Poiché tali scritti evidentemente contenevano una visione... Può alzare un po' lo schermo? Ecco.
tanti scritti sicuramente tutti risalenti a quegli anni oscuri. Poiché tali scritti evidentemente contenevano una visione filosofica improntata a Rousseau e quindi fortemente rivoluzionaria rispetto sia alla monarchia sia alla teologia protestante, giacché la posizione di Rousseau era democratica e laica, non potevano essere tramandati se non fornendo una visione della personalità di Hegel completamente diversa rispetto a quella che invece intendevano tramandare la famiglia e lo Stato prussiano. Per questa serie di motivi sembra scientificamente fondato riempire il vuoto degli anni oscuri con l'operazione compiuta da Hegel dell'elaborazione della propria prima filosofia, chiaramente di origini russoniane, sulla base della quale poi egli elaborò negli anni immediatamente seguenti le proprie riflessioni di carattere filosofico e religioso. Se non comprendiamo però questa filosofia naturale di tipo monistico, non possiamo neanche comprendere appieno quelle riflessioni religiose che non sono altro che l'applicazione alla tematica religiosa di tale filosofia di fondo. Benissimo. Allora, quindi abbiamo terminato lo scritto, puntuale alle 21, e qualcuno è dovuto andare via o se ne è saltata la connessione, come nel caso di Angelo e forse di Antonio e di Stefano. Però, vabbè, ma ne parliamo dopo. Allora, quindi è chiaro, insomma, cioè praticamente Hegel in quegli anni oscuri recepisce il pensiero di Rousseau. E quindi ha ragione di tenerli, per dire che Hegel ha elaborato la prima vera e propria filosofia in quegli anni, quindi sono anni importanti. Però non è una filosofia sua propria, originale, ma è la prima volta che Hegel recepisce il pensiero di un vero filosofo. È la prima volta che con Rousseau, ora che abbiamo diverse indicazioni, c'è Leutwein che dice questo, c'è una dedica che magari leggeremo la prossima volta di Hegel a Weigelin, la riprende proprio dall'Emilio in francese, quindi ci sono questi indizi, e gli unici che abbiamo, non abbiamo indizi contro, abbiamo solo indizi, c'era ovviamente il fatto che era amico dei francesi, e lo sappiamo anche questo perché c'è, e una serie di indizi che ci portano a concludere questo. Certo, se ci fossero nuove ricerche, ancora più approfondite, sarebbe meglio. Questo è quello che ho potuto, diciamo, dire io, concludere io. La prossima volta vedremo, magari nello specifico, forse sarà interessante qualche passo di Rousseau, qualche passo di Hegel, per vedere più nello specifico. Va bene, se non ci sono altre domande. Also, ich habe gesagt, mal in das wir im Grunde genommen, dass diese dunklen Jahre von Hegel in der Ferienunschriften, dann hat Hegel mit Sicherheit Rousseau gelesen und seine Philosophie rezipiert. Aber das können wir morgen Vormittag dann vertiefen, nochmal, okay? Va bene, direi allora che puntuale alle 21, oggi è stata una seduta un po' diversa. È stata una bella seduta, interessantissima. Fa piacere che nonostante siamo stata molto specialistica, però abbia dato un po' il senso di quella che è la ricerca proprio storico-filosofica certo, ripeto, io queste cose, cioè, se potessi andare a Colma sarei la persona più felice di questo mondo. Da solo non ci andrò mai, però. Stai cercando di buttare degli ami, i giovani qua filosofi. Ci andiamo insieme. Allora, fanno un po' di resistenza. Però da solo, sinceramente, sono tante le cose da fare, ho già fatto tanto per campo della storia della filosofia, però facciamo la prima volta online, andiamo, possiamo pure fare una seduta nostra di ricerca, ci vediamo un paio d'orette. Andiamo su, io preparo tutti i nomi, tutte le cose. No? Questo dovrebbe spegnere la registrazione, magari, così possiamo parlare di questo tema. Allora, va bene, allora, diciamo, per ora è conclusa questa parte ufficiale, diciamo così, della seduta di oggi, e appunto alla prossima volta approfondiremo e andremo avanti con questa tematica. Also, vielen Dank, Marin, dass du bei uns warst. Leider heute war ein bisschen so wenig übersetzt, aber das machen wir dann. Ich habe ja den deutschen Text. Hast du den Text? Perfetto. Ci vediamo allora la prossima settimana, martedì. Buona serata a tutti.